Il mio elemento terra, e lo so, vedremo dopo, è in disarmonia e continuiamo a pensare e ripensare alla stessa cosa. Alla fine, poi Annalisa mi farai tutte le tue rimostranze. Annoto. Allora, siccome adesso abbiamo parlato di com'è questa persona, di come dovremmo essere noi con la nostra acqua bella forte e in equilibrio, proviamo a pensare come possiamo comportarci invece quando la nostra acqua, ahimè, non è in equilibrio ma è in disarmonia. Per cui, cosa mi succederà? Mi spavento facilmente, posso vivere una sensazione di, anche se non sono terrorizzata, ma un'ansia cronica praticamente, questa paura è diventata un'ansia cronica quotidiana. Siccome la mia acqua non è forte, non ho ben chiaro quello che voglio fare, per cui manco magari capacità decisionale, oppure posso soffrire per esempio di senso di inferiorità perché magari non mi sento sufficientemente all'altezza per compiere determinate cose, oppure la mia paura riguarda l'aspetto molto molto materiale, perché lui è nella materia, per cui magari posso avere anche profonda paura di non farcela andare avanti dal punto di vista economico. E di conseguenza magari possiamo avere magari la persona che forse non ha questi problemi economici perché ha a disposizione dal punto di vista economico del denaro, però continua a fare nuove assicurazioni sempre sempre di più perché comunque è spaventata interiormente. Per carità, è saggio, se gli assicuratori mi stanno ascoltando, è saggio fare delle assicurazioni, però quando senti che non sono mai abbastanza, ne vuoi fare ancora, 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 perché hai un senso proprio di insicurezza interiore. Riesco a spiegarmi? Oppure può avere anche quelle piccole paure che si trasformano in fobia, addirittura puoi arrivare a avere paura di attraversare la strada se la mia acqua è in completa disarmonia. Siccome abbiamo detto che l'acqua e i reni governano il midollo e il cervello è il mare del midollo, se la mia acqua non va a nutrire sufficientemente i midolli, di conseguenza anche il mio cervello, io posso avere il pensiero che vaga, un pensiero non ancorato e la testa stanca, per cui non riesco a concentrarmi, sono sempre svagata. Non impalla. Sì, ma proprio perché non riesco a concentrarmi, è come se galleggiassi invece che essere ancorata, mettere le radici nella realtà. E posso avere per esempio continue dimenticanze. Ma la parola che viene è cervello stanco, proprio la stanchezza nel cervello, con la conseguente chiara è con difficoltà a concentrarmi. Se io ho il cervello stanco, se io devo studiare, faccio molta fatica. Se devo pensare a quello che devo fare, lo faccio magari per senso del dovere, eccetera, però mi costa tantissimo, perché mi manca l'energia, perché la parola energia è sempre connessa all'energia renale. Dimmi, Tiziano. Mentre tu dicevi questo, mi hai fatto ricordare che io ho fatto mesi, se non anni, da metà di mezzanotte a svegliarmi alle 3 e a non dormire più. Oppure riuscire poi quella sera ad addormentarmi perché Eri distrutto. e mi svegliavo con una stanchezza qua, Nel cervello proprio. ma la sensazione di avere il cervello in pappa, cioè di non Di non mettere insieme i tuoi pensieri, ho capito quello che intendi cioè, cavolo, mi alzavo, andavo, faccio la colazione, va bene. Dopo 5 minuti, che cacchio stavo facendo? E non mi ricordavo cosa avevo fatto in quei 5 minuti, cioè le cose veramente da. Anche se ero abbastanza preoccupato. Allora, tu hai citato anche un'altra cosa, nel senso che come vi dicevo la volta scorsa,
è difficile parlare solo di un elemento perché tutti gli elementi sono in connessione. Allora, tu mi hai detto, per esempio, mi svegliavo alle 3, che siamo nell'orario, nel picco orario dell'elemento legno e vescicola biliare, che sono poi il figlio dell'acqua, perché l'acqua è la mamma del legno. E la capacità poi di concentrazione, lo vedremo quando faremo l'elemento terra, non è soltanto nell'elemento acqua, ma è anche nell'elemento terra. Ma sono veramente tutti connessi. Allora, io non ti dico che i tuoi problemi sarebbero potuti essere cancellati, però se in quel momento di profonda calo di energia si fosse lavorato sul tuo elemento acqua e di conseguenza anche sul tuo elemento legno, probabilmente avresti potuto essere aiutato a uscirne con più facilità. Consideriamo che tu stavi magari attraversando un periodo molto difficile, non so, dopo la tua malattia, immagino, stessi parlando di quello. Malattia e di lavoro. Ecco, per cui tutto questo, la malattia che naturalmente ha assorbito molta energia, molto chi, e va a indebolire le riserve del nostro jing, del chi postnatale, lo stress lavorativo che indebolisce in particolare lo stress, l'eccesso di stress indebolisce in particolare l'energia del nostro fegato e l'energia del nostro cuore. Tutto questo è in connessione con la chiarezza poi di pensiero, è tutta una connessione. Come dicevamo l'altra volta, lo stress è una delle cause principali di consumo, di fuoriuscita del nostro chi, della nostra energia. Non c'è niente da fare perché ci arriva addosso, non possiamo in quel momento fare niente per contrastarlo. Se però la nostra energia personale è più forte, noi riusciamo a rispondere in un determinato modo senza venire schiacciati. Se è già debole, non ne siamo coscienti e non facciamo niente per rinforzarla, ci consuma, non c'è niente da fare. Una persona può anche essere perfettamente sana in quel momento, però a forza di stress e di colpi che ti arrivano, l'energia si consuma. Adesso per fortuna non è così, giusto Tiziano? Mettiamo la luce sul positivo. Adesso? Ok? Ecco, sono un fiorellino. Ok. Allora, ci possono essere altri sintomi fisici chiaramente che ci parlano di questa... Ma comunque il cervello stanco è tipico di un esaurimento dell'energia dell'acqua. Allora, possono esserci altri sintomi fisici. Se la persona per esempio è in carenza può soffrire di pressione bassa. Ma potrebbe essere anche che invece ha dei picchi di pressione troppo alta, oppure la persona può essere sempre fredda, avvertire molto freddo, avere le parti del corpo freddo o comunque non sopportare il freddo, essere eccessivamente sensibile al freddo. Ahimè, può soffrire di dolori dove? Dolori, abbiamo detto, in tutto lo scheletro, ma in particolare nella zona del sacro, nella zona della nuca, collo e nuca. Una risa, vero? C'è una motivazione, perché c'è proprio il meridiano di... c'è il meridiano di vescica urinaria che... costeggia a destra e a sinistra la nostra colonna vertebrale e sale su fino a... alla nuca, in particolare la rigidità in quest'area. Allora abbiamo detto la pressione, la rigidità e i dolori, poi problemi urinari, chiaramente tutti i tipi di problemi urinari, anche la banale tra virgolette, non tanto banale per chi la soffre, cistite, ecco. O anche problemi alla prostata per quanto riguarda gli uomini, ma anche il senso proprio di tensione, non solo dolore, ma anche tensione, per esempio, alle ossa del bacino, ma alle giunture, oppure quella che viene chiamata osteoporosi, che è comunque una fragilità ossea. Tutti i problemi che si possono manifestare ai denti, il famoso cervello stanco di cui parlavamo prima, e siccome abbiamo detto il flusso, i flussi dei liquidi, per cui totale assenza di sete oppure desiderio di bere spesso, e anche qui attenzione alla mia sudorazione, posso sudare tanto, posso sudare poco oppure posso sudare al minimo sforzo perché sono troppo debole. Quando la persona è molto debole a volte basta un minimo sforzo e suda, ma che è un sintomo di debolezza questo.
Fluidi, abbiamo detto fluidi, per cui flusso circolatorio, potrebbero esserci anche edemi nelle gambe, piedi, gambe, uomini e donne, se c'è questo ristagno di fluidi. Non sono solo i reni che regolano i fluidi nel nostro corpo, vedremo altri organi, ma i reni sono sicuramente sempre presenti. Ma problemi anche all'udito, perché abbiamo detto che l'udito è il senso connesso all'acqua, le orecchie sono dove si aprono praticamente i reni, per cui anche problemi all'udito e anche essere facilmente attaccati a malattie di raffreddamento. Vedremo che l'energia renale, l'energia dei reni, sia yin che yang, è praticamente sempre sotto lo yin e lo yang di tutti gli altri organi contenuti negli elementi, per cui si può manifestare ad esempio anche una debolezza nel polmone. E dici, cosa c'entra i polmoni con l'elemento acqua? C'entrano, perché i reni, l'energia dei reni è sempre sotto tutto, e lo yin e lo yang nascono da lì, e lo yin e lo yang poi si manifestano in tutti gli altri organi e visceri del nostro corpo. Allora, la persona non ci può mai essere un eccesso nell'acqua, non c'è mai troppa energia nei reni, però potrebbe scompensarsi l'energia nella vescica urinaria. E allora, se da una parte vi ho detto che una persona che ha uno squilibrio nell'acqua può essere molto timorosa, per opposto può anche essere eccessivamente baldanzosa, non curante della propria sicurezza, sprezzante del pericolo. Pensiamo a chi fa degli sport, per esempio, estremi, o chi sfida la morte, come chi si sdraia sulle rotaie o si butta giù dai tetti. Questi non hanno un equilibrio nel loro elemento acqua. Ma questi non hanno il cervello. Ma nel senso che rasenti proprio l'incoscienza, ma perché qui c'è un... ecco, rasenti l'incoscienza, perché se hai la saggezza nell'acqua, qui rasenti l'incoscienza. Purtroppo ogni elemento ha una sua compensazione, talvolta quando ci sono questi squilibri la persona può ricorrere e cercare una compensazione nell'uso delle droghe, per cui direi che è estremamente attuale tutto questo. Ogni elemento ha una sua... Non ho capito molto, ripetere. Allora, per compensare questo squilibrio, questa disarmonia dell'elemento acqua e questo anche questa incoscienza, diciamo, la persona può ricorrere come compensazione, sente il bisogno, si sente attratta dall'uso delle droghe. Ogni elemento in particolare ha una sua compensazione. Per esempio nell'acqua abbiamo la droga, nel legno avremo di più l'alcol, nel metallo avremo il fumo. Non vuol dire che un elemento e basta, perché poi naturalmente vediamo che ci sono persone che fanno uno, quest'altro, quest'altro ancora. Quando la disarmonia è totale, la persona ha perso il proprio equilibrio interiore. Però ci sono questi segnali che ci fanno pensare, propendere di più per un... Che succede? Non è possibile, sul nostro balcone un uccellino. Il disequilibrio, luce, tranquillizzati, i tuoi elementi stanno andando in tilt. C'è anche per gli animali. Allora, anche sì, un altro sintomo tipico di carenza dell'energia renale potrebbero essere i tinnitus, il ronzio alle orecchie, che purtroppo colpisce tante persone. Il ronzio alle orecchie? Sì. Sì, allora c'è in tanti elementi, ma in particolare nella carenza di rene. Allora, vediamo cosa posso... Ah, ecco, sì. Abbiamo detto che se c'è qualcosa che non capite o se sto parlando troppo velocemente, ditelo, fermatemi, perché... Ma vedi che io capisco. Allora, abbiamo detto che nell'elemento acqua, in particolare nei reni, abbiamo come Shen Zi, la volontà. La volontà di vivere, la nostra volontà più forte. Se i miei reni sono forti, io ho una forte volontà di vivere, di realizzare i miei obiettivi. Per contro, per cui la persona acqua è una persona
quando è in equilibrio, una persona molto volitiva, che va per la sua strada, realizza il proprio scopo, sembra non volersi fermare, sembra che non ci siano ostacoli che la possono fermare. È una persona anche da ammirare, nel senso. Ma purtroppo però può esserci, per cause esterne o per cause interne, anche per le emozioni, vi dicevamo l'altra volta che le emozioni mm-hmm. possono essere una delle cause di malattie, si può esaurire questa energia renale e si può esaurire questo zi, questa volontà di vivere, e la persona può cadere in uno stato di apatia, non reagire e non provare più interesse per la vita. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché se cade in questo tipo di disarmonia può essere molto aiutata a tonificare i punti di rene. Allora, quando parliamo di medicina cinese, tranquillamente non parliamo della farmacologia attuale, per cui non stiamo parlando di una diagnosi di depressione che non esiste per la medicina cinese, però se la persona viene da te in queste condizioni, vuol dire il mio elemento acqua, il mio elemento acqua è disarmonia, il mio zi si è esaurito, io sono caduta in uno stato di apatia totale. Posso essere aiutata attraverso la tonificazione di alcuni punti di rene, o vuoi attraverso un consiglio, per esempio, con i fiori di Bach, per risvegliare questo zi, questa volontà interiore, di cui abbiamo bisogno per andare avanti, perché noi abbiamo bisogno non solo dello zi, dell'acqua, abbiamo bisogno dello un, del fegato, dello shen di cuore, dello i della terra e del po di polmone. Abbiamo bisogno di tutti gli elementi, perché noi siamo i cinque elementi. Adesso ne stiamo guardando in specifico uno alla volta, ma tutti devono essere presenti. Ma nel momento in cui uno va in tilt, di conseguenza anche tutti gli altri. Però allo stesso modo, nel momento in cui io comincio a lavorare su uno, riequilibrarlo, a rafforzarlo, anche gli altri cominciano a darsi una mossa, ok? Allora, l'energia fisica, vi leggo questo, l'energia fisica vitale che nutre il nostro cervello viene immagazzinata dai reni. I meridiani di reni e di vescica urinaria inviano dei rami energetici interni direttamente al cervello e il suo nutrimento è fondamentale per pensare con chiarezza, ok? Per cui ancora una volta viene sottolineata la connessione reni con la nostra capacità di pensiero, con la nostra chiarezza di pensiero. Ecco, qui ho citato la parola meridiani di cui non abbiamo parlato fino adesso. Ogni elemento contiene in sé un organo e un viscere, ogni organo e ogni viscere ha come connessione un meridiano. I meridiani sono praticamente dei canali energetici, come dei fiumi attraverso cui scorre il chi, l'energia vitale e anche tutte le altre sostanze fondamentali. Per cui questo flusso di sostanze fondamentali e di chi viene nel nostro corpo attraverso i meridiani. Ogni meridiano scorre bilateralmente nel corpo, per cui se abbiamo il meridiano di rene sul lato destro, avremo un meridiano di rene anche sul lato sinistro. I meridiani principali vengono detti organici e sono 12, così come sono i 12 organi e visceri contenuti all'interno dei 5 elementi. Questo vi ho aperto la parentesi, perché altrimenti nomi una parola meridiano e non ne abbiamo parlato ancora fino adesso. Però è molto interessante, perché qui dice c'è un ramo interno che va all'interno del cervello a portare il nutrimento di queste essenze al cervello. E quando abbiamo detto dolori alla nuca prima, è perché c'è proprio il meridiano di vescica urinaria che è all'interno dell'elemento acqua, che scorre attraverso lungo la colonna vertebrale al lato destro e sinistra e sale anche nel collo fino al nostro cervello. Cos'altro posso dirvi che potete memorizzare per voi stessi? C'è una particolarità. L'organo partner dei reni, che sono la vescica urinaria, hanno un meridiano
destra e sinistra, che è il più lungo tra tutti i meridiani, perché ha 67 punti, inizia qui all'interno dell'occhio, tante cefalee hanno, che nascono proprio nella fascia orbitale, viene consigliato di mettere le dita così perché viene istintivo anche di farlo, e c'è il punto di entrata, di inizio del meridiano vescicoronale e termina il piccolo dito del piede. Scorre lungo tutta la schiena, al lato destro e al lato sinistro della colonna vertebrale. E si dice che la vescica urinaria è in contatto con tutti gli altri, il ministro vescica urinaria è in contatto con tutti gli altri ministri del corpo, perché lungo il canale di vescica urinaria sono posti i punti Shu, che sono punti connessi, è una riflessoterapia, sono punti connessi agli organi viscerali interni. Siamo sul ramo di vescica urinaria, ma abbiamo il punto di polmone, di pericardio, di cuore, di fegato, di vescicola biliare, di stomaco e così via. Per cui lavorando intendo con la digitopressione, con l'agopressione, con la moxibustione, su questo canale di vescica urinaria, questo è il ramo interno e questo è il ramo esterno, noi possiamo fare una riflessoterapia, agire sull'organo interno connesso. Riesco a spiegarmi, per cui è un meridiano molto, molto importante. E si dice che è molto connessa, siccome abbiamo parlato di emozione, l'elemento acqua, abbiamo detto che l'emozione collegata è la paura, è connessa alle paure del passato, nel senso che tutto quello che la vita ci porta, noi ce lo mandiamo poi dietro nella schiena, non lo vediamo, ma la nostra schiena lo sente, ahimè. Ok, cosa ne dite di questo elemento acqua? Per voi. Compresso. Guarda. No, compresso per... Perché ha toccato tutti i punti. Sì, per tutto, tutto tutti, che, ma... per tutto ciò che ti rappresenta e per tutto ciò che... Per quanto mi riguarda, voi azzonza voi. Sono conciata, ma... Siamo qui per migliorare. Giusto, giusto, giusto. Allora, oggi vi ho parlato in modo più esteso, diciamo, certo, dell'elemento acqua che avevamo visto sintetizzato nello schema. Vediamo se c'è, se abbiamo detto tutto, se c'è qualcos'altro che posso. Ah, è così. Questi sono dei semplici piccoli consigli. Cosa fa bene e rinforza il nostro elemento acqua? Trovare il giusto equilibrio tra l'attività, che è la fase yang, e il riposo, che è la fase yin. Una sana alimentazione, chiaramente, che non fa bene solo all'acqua, ma va bene a qualsiasi dei cinque elementi. Ma è la gioia quieta e silenziosa. Abbiamo detto che il silenzio è il suono dell'elemento acqua. Per cui, per opposto, cos'è che indebolisce l'elemento acqua? Una vita irregolare, quando non viene rispettata l'alternanza del riposo. Troppa tensione continua, ahimè, dormire troppo poco, l'eccesso di luce e di rumore, proprio perché il silenzio è la musica dell'acqua. Per cui lo stimolo eccessivo di troppo rumore danneggia l'energia del nostro elemento acqua e le paure, cioè essere soggetti a troppe paure. Pensiamo, se vi dico questo, pensiamo come può essere, se parliamo dal punto di vista universale, perché l'elemento acqua è in noi ma è fuori di noi, come può soffrire l'elemento acqua cosmico? Quante guerre ci sono in questo momento? Le persone che vivono queste condizioni non vivono in una condizione continua di paura? Come sarà l'energia dei loro reni? E se è vero che nei reni è contenuto il Jing, che viene trasmesso poi come patrimonio al nascituro, che Jing avranno questi figli che nascono in questa condizione? Tutta solo di paura. Solo paura, ma anche la paura di affrontare la quotidianità con la crisi economica che c'è adesso. È chiaro che la nostra energia renale subisce dei continui colpi, perché può essere anche
normale preoccuparsi, diciamo, della quotidianità, della sopravvivenza, ma senza parlare di questo, pensiamo anche ai ritmi fortissimi, anche il continuo viaggiare, devo svegliarmi presto, prendere la macchina, prendere l'autobus, il treno, prendere l'aereo, scendo, vado, c'è una riunione a quest'ora per chi ha la fortuna di avere un lavoro, cioè un ritmo sempre accelerato, però non si accontenti, si torna con una giornata di lavoro, aspetta che prendo, vado, non io chiaramente, vado in discoteca con i miei amici, con le mie amiche, musica a palla in questo modo, cioè... Aspetta che mi faccio due canne e abbiamo concluso il ciclo. E abbiamo concluso un pirlo, il ciclo. E abbiamo concluso il ciclo. Due canne, un pirlo e una birra e ciao. Ecco, cioè qualsiasi eccesso chiaramente ci danneggia. Allora che cosa possiamo fare? Ognuno di noi può fare delle piccole considerazioni e vedere che cosa posso migliorare, su che cosa posso lavorare per cercare di aiutare, di rafforzare un momentino il mio elemento acqua. Posso vedere di dormire un po' di più? Se ce la faccio, ben venga. Posso trovare dei piccoli spazi per fare il mio esercizio di respirazione o di meditazione per interrompere il casino, scusate la parola che utilizzo, dello stress che mi circonda, di fermate il mondo un attimo, voglio scendere e mi ricarico per poter riaffrontare, non è che io posso prendere e andare sulla cima della montagna e mettermi nella grotta a meditare, devo vivere qua nella mia vita reale, però magari senza farmi distruggere. Ecco, giustamente. Volevo aggiungere qualcosa sul discorso della vescica urinaria, dell'organo parte dell'elemento reni, in particolare sul suo meridiano, come vi abbiamo detto, questo meridiano che vedete qui allora finisce all'ultimo dito del piede e inizia all'interno dove, in direzione del naso. Questo meridiano percorre tutta la schiena, destra e sinistra. Vedete che ci sono due linee, questa interna e questa esterna. Quella più vicina alla colonna vertebrale, ramo interno, agisce di più stimolando questi punti sul ramo interno, agiamo di più sul corpo fisico per quanto riguarda il sintomo che riguarda l'organo, il viscere connesso. Quando lavoriamo quei punti connessi sul ramo esterno, quello a quattro dita, diciamo, dalla colonna vertebrale, abbiamo un'azione maggiore sull'aspetto emozionale, sullo shen connesso all'organo e il viscere. E il fatto di come è costruito questo meridiano, che è sulla schiena, ci dà proprio l'idea della spinta, dell'energia, della vita che ci porta in avanti e che è connesso ancora allo shen dell'elemento acqua, che è lo zi, la volontà. Questo quando l'energia di vescica urinaria come viscere e di meridiano è forte. Quando invece va in crisi e c'è un problema, una debolezza, e noi non abbiamo questa spinta ad andare avanti, per cui abbiamo difficoltà nella nostra quotidianità, per cui, come vi dicevo, possiamo avere anche molta paura ad affrontare i cambiamenti che la vita ci porta, oppure possiamo essere incapaci di adattarci a quello che la vita ci porta, perché ci possono essere dei cambiamenti e noi abbiamo questa resistenza, questa difficoltà ad andare avanti. Come vi dicevo, queste ansie quotidiane, queste fobie, tipo mi blocco perché non riesco ad attraversare la strada, oppure queste insicurezze, nel senso che io magari ho studiato tanto per affrontare l'esame, sono preparata, ma poi non riesco neanche a presentarmi all'esame perché non sento la mia spinta interiore ad andare avanti, oppure vado all'esame ma non apro bocca anche se mi sono preparata, oppure per contro, però, come vi dicevo, quando c'è una disarmonia ci può essere nei due aspetti, iper o ipo. Se io sono in stato di iper, per esempio, sono iperattiva. Una eccitazione che però non è sintomo di forte energia, è un sintomo che si vede che sono troppo agitata, non riesco a stare ferma, ho una continua attività, faccio una cosa, ne faccio subito un'altra, poi ne faccio subito un'altra, perché non riesco a fare che cosa? Quell'alternanza
di alternare l'attività al riposo. Sono incapace di farlo, questa forte inquietudine interiore. Questa non è una spinta sana verso la vita, non è la spinta, la forza che mi dice vai avanti, è troppo, non va bene. Per cui ci può manifestare in diversi modi questa mia, questa anche iperattività nervosa, diciamo, ok, non va bene. Vi posso insegnare un punto. Bravissimo. Vi posso insegnare un punto che ognuno di voi può stimolare per rafforzare l'energia di reni e di conseguenza dell'elemento acqua. Ed è un punto semplice da trovare, ognuno di voi lo può trovare su se stesso. Adesso ve lo faccio vedere all'interno sul meridiano. Allora, è il punto Tai Chi che si chiama Rene 3. Potete mettere la vostra gamba appoggiata sulla ginocchio. Accavallata? Sì, così. Sentite il vostro malleolo interno. Ce la fai, Tiziano, voi? Ok, ce la fai? Allora, senti il tuo malleolo interno. Vedi che lo puoi circondare come se fosse una sfera. A metà del vostro malleolo, adesso vengo e ve lo faccio sentire, a metà del vostro malleolo uscite col dito in direzione del tendine d'Achille. Nel mezzo sentite la parte molle, lì è il punto Rene 3.